Ben ritrovati a Visto a Umbria Radio. Un saluto da Gianluigi Basilietti e Annalisa Mazzano. Annalisa, è terminata nel peggiore dei modi. Stiamo parlando della tragica fine del ragazzo di 19 anni di Spoleto, Matteo Ubaldi, trovato senza vita dopo diverse ore di ricerca in mare. Si trovava in Salento con la propria famiglia. Raccontaci tutti i particolari. È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo che era sparito, lo ricordiamo, una domenica sera nelle acque del Salento. Era entrato in acqua con un suo coetaneo e non con un fratello, con il fratello e con il padre, come si era appreso in un primo momento. Il mare era agitato, le condizioni meteo non erano delle migliori, e mentre l'amico è stato messo in salvo dai bagnini, di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono andate avanti fino a dopo il tramonto, sono state sospese durante la notte perché sono riprese poi ieri mattina e ieri pomeriggio è stato ritrovato il corpo del ragazzo a 400 metri dalla costa. Sì, un fatto che ci porta a una riflessione. A dire il vero, tu già l'avevi introdotta e in qualche modo sottolineata nell'appuntamento di ieri di Visto Umbria Radio, e vale la pena sottolinearla, quella della precauzione, cioè fare attenzione quando si entra in acqua. Sì, noi ne abbiamo dato notizia anche nei nostri siti, nei nostri giornali radio, nei giorni di quest'estate particolarmente calda. Sono stati tanti gli incidenti che hanno coinvolto anche bambini in piscina. Noi non abbiamo il mare, abbiamo la piscina, e bisogna avere particolare attenzione, soprattutto con i bambini, con i giovani. Bisogna prestare particolarmente attenzione ai comportamenti da tenere in piscina, da tenere in acqua, sulle spiagge. Insomma, bisogna attenersi a quelle che sono anche le indicazioni dei bagnini. Sì, sì, assolutamente sì. Insomma, è stata un'estate, è un'estate molto tormentata, no, da questo punto di vista, forse come non lo era da diverse estati. Insomma, la cronaca ci ha consegnato diversi episodi legati appunto al mondo della balneazione, facevi bene a ricordarlo, perché il mare sì è pericoloso il lago, però anche occhio anche alle piscine, perché poi sono spesso teatro di tragedie, e questo hai fatto benissimo a ricordarlo. La notizia invece è di stamattina, tutt'altro genere, parliamo dei centri antiviolenza. Sì, da qualche giorno era stata portata avanti la denuncia da parte dell'associazione Liberamente Donna, che gestisce i centri di antiviolenza, uno a Perugia e uno a Terni, della difficoltà economica in cui versa l'associazione, quindi si stavano interrogando sulla chiusura dei centri antiviolenza. Il presidente della regione Fabio Paparelli ha comunque ricordato che dalla regione sono stati stanziati a bilancio 200.000 euro di fondi propri, e che ci saranno altri fondi, circa 158.000 euro, che verranno devoluti appunto per i progetti di centri antiviolenza. Il presidente ha anche detto, insomma, che i pagamenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile, ricordando l'importanza questo forse è da sottolineare, esatto, no? Dell'associazione Liberamente Donna, come delle altre associazioni che si occupano della violenza di genere, perché anche in questo caso la cronaca nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ci ha consegnato insomma episodi che ci fanno dire con forza che questi centri non solo devono esistere, ma devono avere anche la possibilità di lavorare al meglio. Sanità invece, c'è una notizia sul centro nascite di Pantalla. Sì, allora continua questa vicenda travagliata per il punto nascita, non si sa se chiude, chiuderà, e ovviamente la decisione era del Ministero della Salute di chiudere questo punto nascita per mancanza di, diciamo, utenti. Già nei giorni passati il Presidente della Regione aveva scritto al Ministro Grillo per chiedere una deroga alla chiusura, sembrava imminente questa chiusura, mentre invece proprio ieri il commissario straordinario dell'USL 1 Luca Lavazza ha assicurato che i servizi del punto nascita di Pantalla saranno attivi per tutto il mese di agosto in piena sicurezza, quindi sono stati fatti degli aggiustamenti, insomma, al reparto, e quindi sarà possibile portare avanti il lavoro del punto nascita fino per tutto agosto. Questo non ci dice se il punto nascita verrà chiuso oppure, certo, no, la decisione spetta al ministro, al ministero, quindi ancora è una vicenda aperta. Tu sei una giovane mamma, adesso al di là del merito del punto nascita di Pantalla o di altri punti nascita, tu ritieni che sia opportuno mantenere più punti nascita dislocati sul territorio, anche se siamo una piccola regione, no? Oppure ritieni, con lo sguardo appunto da mamma, in questo caso non da giornalista, ritieni che invece sia
migliore, una soluzione di accorpamento, quindi fare dei punti nascita importanti nelle strutture ospedaliere più significative della regione. Ha permesso che io non sono un tecnico e quindi certo, posso ragionare solamente da utente, da mamma. Ah. Io credo che ognuno dovrebbe rivolgersi all'ospedale più prossimo e quindi io, residente a Perugia, mi sono rivolta all'ospedale di Perugia. Certo. Però so che tante mamme si spostano all'interno della regione prediligendo realtà piuttosto che un altro. Io credo che il punto nascita di Pantalla sia essenziale per non ingolfare gli altri punti nascita. Quindi Perugia, che è uno dei più ricercati, perché effettivamente è più grande, ma soprattutto perché ha una terapia intensiva che negli altri ospedali non c'è, però questo rischia di sovraccaricare troppo il lavoro nell'ospedale di Perugia. Quindi io credo che le mamme dovrebbero scegliere la struttura più vicina, che le possa far stare anche più tranquille nel trasporto, anche nei contatti con i familiari, con la vita quotidiana, e tanto il trasporto in caso di emergenza dai vari ospedali, l'ospedale di Perugia è sempre garantito. Quindi io penso che il punto nascita di Pantalla sia importante e vada mantenuto, però chiedo alle donne, alle mamme come me, di usare i servizi che ci sono, okay, proprio perché essendoci è importante anche... Quindi, se ho capito bene, tu dici se c'è il centro nascita, andate in quel centro nascita, perché altrimenti se tutti venite a Perugia o tutti a Terni o in qualsiasi... Ne va anche della qualità del servizio. Esattamente, esattamente. Andiamo a Norcia. Andiamo a Norcia perché ieri sono stati presentati i gruppi di solidarietà europea. È un altro momento significativo perché Norcia, quindi città di San Benedetto, patrono d'Europa, lo ricordiamo, insomma, è per il terzo anno Norcia in qualche modo la capitale europea della solidarietà. Questo che cosa significa? Significa che intanto molti ragazzi che vengono da diversi paesi dell'Unione Europea, ma quest'anno anche da fuori i confini del vecchio continente, si ritrovano a Norcia e prestano servizio, diciamo così, civile verso le varie strutture in comune, danno una mano alla sovrintendenza, insomma, ha una mano anche ai cittadini. È un bel esperimento che, lo diciamo ormai da diverso tempo, segna un altro piccolo passo di speranza verso la ripresa di questo territorio così martoriato dal sisma, che mi pare, insomma, che la ricostruzione faccia molta fatica, no? Assolutamente. Assolutamente sì. E questo ci dispiace perché vedere una porzione di Umbria così importante, così bella, ma che fa molta fatica a ripartire, è veramente un colpo al cuore. Annalisa, grazie, un saluto ai nostri video radio ascoltatori. Buona giornata. Buona giornata.